tutte ragazze. Allora, mi scuso se è da un po' che non faccio video, però non avendo il treppiedi in questo momento, perché il mio fidanzato, cioè, era suo, però me l'aveva prestato, e vabbè, se l'è ripreso perché gli serve, giustamente. E comunque, vabbè, non ho tanto tempo per fare video, e anche perché starei più o meno a dieta. Però, visto che ho un nuovo blog, un blog che riguarda sia il make-up che la cucina, lo aggiorno molto più spesso, quindi quando mi è impossibile fare dei video per il caos o perché magari non lo so, non posso, scatto delle foto e vi faccio il passo passo sul mio blog. Quindi, non so se tipo vi farò vedere una foto ora del mio blog. Andate a visitarlo e magari iscrivetevi, così per restare sempre attenti alle nuove ricette, magari ai nuovi acquisti che ve li faccio vedere anche lì. Se riesco farò anche delle ricette di pranzetti, ecco, dietetici. Allora, sappiamo tutte quante che gli attrezzi per la pasta di zucchero costano davvero tantissimi, per non parlare degli stampi ad espulsione che costano una cifra. Infatti ne avevo soltanto uno, i fiorellini quelli lì piccolissimi che comunque ne ho fatti varie torte, e che ho preso da eBay dall'America per pagare un po' di meno, e ho pagato con tutte le spedizioni all'incirca 12-13 euro. Bene o male, insomma, i prezzi che trovate in negozio sono questi. Un set di stampini ve li fanno pagare anche 20 euro. Siete fortunata se tipo vendono gli stampini singoli, vabbè, magari se vi serve solo quello ve lo vendono a 6-7 euro. Ma per fortuna, e non so per quale manna dal cielo, c'è un negozietto che vende cose per la cucina, che comunque, ad esempio, cose per la casa del tipo, che ne so, le padelle, queste cose così, però comunque non avrei mai pensato portasse anche queste cose. Ha portato gli stampini, un sacco di stampini, un sacco di cose, che non ho comprato tutto perché già, come vedete nei miei vecchi video, già ho tanto. Quindi vi faccio vedere un po' quelle spese che ho fatto, logicamente non tutto in una volta perché altrimenti avrei speso un capitale, anche se ci ho speso un capitale, però vabbè. Allora, ha portato tanti stampini ad espulsione, quindi mi sono fatta la scorta visto che comunque costavano poco. Allora, ho preso questi qua che non ho ancora usato e sono davvero carinissimi perché c'è un cappellino, una borsetta, una scarpetta e un vestitino. Sono davvero adorabili per una torta per ragazze, davvero mi piacciono tantissimo tantissimo. Poi, allora faccio vedere prima tutti gli stampini. Ho preso questi qui che sono le margherite, non so se riuscite a vedere, vabbè, purtroppo c'è la luce sparaflesciata e comunque qui fa vedere cosa sono. Vabbè, c'è la lunghezza, questi sono quelli che si... beh, splaccica ed escono, e ci sono queste qui miniature che sono davvero fantastiche. Io qui gli altri là erano fiorellini, comunque li utilizzo davvero tanto, poi sono belle. Poi ci sono le farfalle, che queste qua le desideravo da una vita, non so se vedete. Le farfalle quando le fate asciugare in questa posizione e le poggiate sulla torta, davvero fanno un effetto bellissimo. Le adoravo e le volevo da tanto. Queste qui che sono un acquisto recente, ovvero le foglie per l'aghifogli, comunque le cose natalizie, insomma. Aveva tantissimi stampini natalizi, tipo il pupazzo di neve, la renna, però comunque non facendo torte a Natale, comunque non è che mi servono tanto. Comunque questi qui che sono bellissimi, poi adoro le cosettine in miniatura, c'erano sia grandi che piccoli, ho preferito prendere questi qua piccoli. Questi qua che... non so perché li ho presi, sinceramente, mi ricordavano un poco, diciamo, avete presente la rosa quando ha quel coso, lo stelo verde comunque sotto la rosa, non mi viene, e ho pensato di farglielo con questo, quando magari faccio le rose grandi, glielo infilo dentro e vabbè, comunque, chi se ne intende mi ha capita. Poi, cosa c'è ancora? Sì, questi qui che, anche se vi ho detto non faccio le torte di Natale, però non potevo non prenderli, che sono bellissimi, i fiocchi di neve, belli. Poi, cos'altro ho preso? Le foglie normali, vedete la differenza?
anche di grandezza. Queste qui sono normali per qualsiasi fiore, ecco. Poi ho preso i girasoli. I girasoli mi piacciono davvero tanto, anche perché questo qua tipo è enorme, fanno davvero un bel effetto sulle torte, quindi i girasoli qui. Poi, cos'altro ho preso? Ah sì, avevo anche questi qua, questi utensili qua, che io ho comprato sempre da internet ed ho pagato all'incirca 20 euro, però non gli ho chiesto il prezzo di questi qua, perché comunque già ce l'avevo. Ah sì, poi ci sono questi qui che sono, come si chiamano, le colombe, perché io a Pasqua faccio gli uovi di Pasqua personalizzati su richiesta, quindi ho pensato, l'anno scorso li ho fatti che non avevo nemmeno uno stampino, quest'anno la vita mi sarà molto più semplice perché comunque potrò fare tanti bei effetti, tra cui la colomba sull'uovo di Pasqua è un bijou bellissima. Poi sempre la stessa questione delle farfalle, la faccio asciugare di così per avere un bellissimo effetto. Poi vabbè, dei cinesi trovai questi qua, questi cuori qua che non me l'ero proprio dimenticati. Vabbè, questi sono della Wilton, comprati in un altro negozio. Poi cos'altro ho acquistato come stampo? Questi erano le cose di cui vi parlavo. Poi ho preso un'altra spatola perché il prezzo era basso ed io la pagai tanto la scorsa volta, quindi ho detto vabbè, in genere gli americani usano sempre due spatole, mi farà comodo un'altra avendola pagata poco. Poi questa qua, che è la rotellina per fare l'effetto cucitura, che sulle torte Chanel è un bijou. E oltre a fare l'effetto cucitura, comunque vi taglia dritto, vi taglia zig zag, bellissima, la volevo da un sacco di tempo. Una spatolina che può sempre servire, poi queste qua servono sempre. E rullo di tamburi, questo qua, vabbè, cercavo un po' tutto da sempre, però questo qua è davvero stra utile. Non so se conoscete a cosa serve, però qui dietro potete vedere gli effetti che fa. In pratica, se dovete fare un nastro e dovete tagliare un filo lungo, preciso, magari non siete mai tanto precise, sbagliate, fate una cosa un poco più lunga, cioè, non so spiegarvi, insomma. E comunque questo qua vi fa degli effetti davvero troppo, troppo belli. Si cambiano gli aggeggini, comunque vi fa la striscia zigzag, la striscia con le striscette dentro, comunque... Non so spiegarvi, come già detto, però è fantastico, davvero. Secondo me è un passepartout che se possiamo dobbiamo avere, infatti lo cercavo, l'ho trovato a un buon prezzo e l'ho comprato. In un altro negozio poi ho comprato... Oddio, ho lasciato la pasta di zucchero aperta, brava Melania. In un negozio, non nelle mie vicinanze, che purtroppo a 45 minuti da casa mia, mi sono fatta comprare dalla mia amica la pasta di zucchero nera. Io utilizzo in genere questa qui Modecor, che non costa tantissimo, costa 7,50 euro e sono mezzo chilo, lo so, è tantissimo, però in zona insomma è la migliore. Poi mi sono comprata 2-3 basi di polistirolo e un vassoio di quelli argentati che sono abbastanza duri per sostenere le torte. Come vedete, sono un sacco di cose. E ecco perché io vi spiegavo, se mi seguite anche sul canale di makeup, vi spiegavo del fatto che non posso comprare tanti trucchi perché le mie passioni sono due purtroppo, però comunque faccio torte anche su richiesta, quindi cioè voglio essere attrezzata se qualcuno mi richiede una torta. E quindi se siete nella mia zona, richiedetemi una torta per il vostro compleanno. Sto scherzando. Comunque ragazze, vi dico i prezzi perché vi ho detto anticipatamente quanto costano in negozio, e visto che ho trovato questo negoziante qui che li vende a buon prezzo, se a voi fa piacere, cioè non lo so, se a voi servono, io potrei anche spedirveli, perché visti i prezzi so come ci si sente a non poter comprare tante cose, perché comunque i prezzi sono alti. Se vi fa piacere me lo fate sapere, magari mi dite cosa vi serve, io ve lo prendo e ve lo spedisco, perché conosco i prezzi. Quindi gli stampi ad espulsione, questi qua, che ne escono 3, vengono 6 euro
6 euro, 3 stampini, quindi alla fine andate a pagare 2 euro a stampino. Questi qua, se non erro, 7 euro perché sono 4, però comunque se voi vi servono me lo fate sapere, magari poi vabbè vedete voi quale spedizione volete, io ve li spedisco, non c'è problema. Poi questa qui l'ho pagata 5 euro, mentre nei negozi costa all'incirca 10-12 euro a spatola. Il Rolly sempre 5 euro se non erro, sì, lo stesso prezzo, 5-4 euro, però se vi interessa io mi vado a informare perché non voglio dire prezzi che non sono. E questo qua viene 11 euro, mentre se conoscete altre parti sapete quanto cavolo costa. Però se vi interessa meglio che me lo fate sapere subito, che io appena mi trovo a passare il negozio ve li prendo pure, perché visto che in zona ci sono tante persone che fanno le torte in pasta di zucchero, penso che andranno un po' a ruba per i prezzi che hanno, può darsi che vanno a ruba, quindi spero che se vi serve qualcosa io posso aiutarvi, perché ripeto, so cosa ci si sente, come ci si sente a dover spendere troppo e non poterselo permettere, quindi se vi serve qualcosa fatemi sapere, io sarò a vostra disposizione, poi vi posso spedire anche con priorità, così pagate nemmeno 2 euro, no sì, 2 euro più o meno. Comunque, spero che le mie spese vi piacciono, sono state spese folli, però nulla, questo è tutto, io amo la pasticceria, anche se non faccio torte sempre, però è insieme al make-up è la mia più grande passione. Quindi io vi mando un grosso bacio e iscrivetevi al canale per non perdere altri video. Ciao!